se non dico, cioè, non dico niente, casomai facciamo una seconda intervista a seguito. Si dimostra scaramantico il triestino Mattias Lodi, celebre pilota 31enne, già vincitore del titolo europeo di automobilismo nel 2013 con le monomarca. Scaramantico perché domenica 10 settembre gareggerà a Brno per l'ultima sfida valevole per il campionato europeo FIA-CEZ. Per l'occasione Lodi dovrà fare a meno della sua solita Twingo in favore di un'altra vettura, elemento che rappresenta un ostacolo in più per la corsa al podio, ma che viene ugualmente affrontato con il dovuto ottimismo. Prossimo weekend saremo a Brno, in Repubblica Ceca, per l'ultima tappa del campionato europeo. E sì, purtroppo dovevo correre con la mia macchina, ma c'è stato un problema burocratico con le federazioni, quindi salta la Twingo. Però, essendo primo nel campionato, dovevo prendere punti e quindi nella mia categoria ci sono anche le Clio, quindi la scuderia mi mette a disposizione una Clio e quindi mi butto nella fossa dei leoni con le Clio e speriamo di fare almeno un podio. Questa tappa inoltre rappresenta molto in termini di visibilità e ovviamente di risultato. Essendo l'ultima tappa valevole per l'Europeo, ci saranno parecchi occhi puntati su questa gara qua. E non è l'ultima della stagione, ma è l'ultima proprio dell'Europeo. Poi ci saranno altre due gare valevoli per le Twingo, quindi posso ancora giocarmi il titolo come monomarca. Però il campionato più importante è questa di Brno, dell'Europeo. Infine Lodi traccia un breve bilancio delle attività svolte fino ad ora. Non pensavo di tornare dopo 4 anni all'Europeo e esserla davanti. Cioè, sono soddisfatto, abbiamo fatto un'ottima stagione, la scuderia mi ha dato il massimo e spero di ripagarli con successo.